Buongiorno Doralice Fabiano. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta, benvenuta finalmente. Temevamo per la nostra linea telefonica Si è e ripristinata. credevamo, scherzavamo, che fosse qualcosa che arrivasse dall'Ade tutto questo, eh. E invece, buongiorno e benvenuta, benvenuta davvero, Doralice Fabiano, qui nel Grazie. posto delle parole per raccontare il suo saggio Senza paradiso, miti e credenze sull'aldilà greco, edizioni Il Mulino. Leggo in quarta di copertina che Doralice Fabiano è ricercatrice in storia delle religioni all'Università di Ginevra ed è autrice di numerosi contributi sulla religione e la mitologia greca. Ha curato con Philippe Bourgeot Perception et construction du divin dans l'Antiquité 5 anni fa. Ecco, Doralice Fabiano, da che cosa nasce la sua passione, la sua ricerca, il suo studio nei confronti del passato? Ah, da un, in realtà, da un grande percorso, diciamo da un percorso scolastico molto fortunato, in cui ho avuto ovviamente l'occasione di incontrare qualcuno che mi ha appassionato, ma soprattutto dall'idea che questi antichi, a guardarli bene, appaiono molto diversi da come noi li vorremmo vedere, quindi vanno studiati come una civiltà lontana ed esotica e non come qualcosa che ci è familiare. Molto diversi, ma anche molto, molto simili per alcuni aspetti, perché, o comunque con molti collegamenti, perché questo libro che noi raccontiamo, seppure nella brevità di questa conversazione con Doralice Fabiano, ci porta in un mondo molto lontano, perché siamo nell'antica Grecia, ecco, nell'antica Grecia, quindi è tutto molto dentro una certa mitologia, tutto dentro un passato e forse anche dentro molti luoghi comuni. Questo libro ci aiuta a entrare dove? A entrare nell'aldilà, ecco. Ed è un aldilà importante quello che ci racconta Doralice Fabiano, perché è un aldilà che è costruito con una passione di studio e con una ricerca sicuramente molto profonda. Ecco, Senza paradiso è il titolo del suo saggio. Perché per l'antica Grecia c'era questa parola senza a proposito di paradiso? Beh, è un senza da due punti di vista, uno perché è prima della nostra concezione di paradiso e una invece, questa è la più, quindi della nostra concezione cristiana, e quindi sono una civiltà che non conosce questa idea di salvezza dell'anima, non ci si deve salvare forzatamente da qualcosa. E l'altra cosa, appunto, questo senza paradiso, perché nelle concezioni varie e molto variate, diciamo, dell'antica Grecia, questo paradiso, insomma, c'è e non c'è. Si vede qualche volta qualche immagine dell'aldilà che ci può far pensare al nostro paradiso, cioè queste isole bellissime nelle quali non c'è la paura di dover lavorare, di doversi sostentare. E però anche dall'altra parte, e però diciamo dall'altra parte ci sono concezioni dell'aldilà che sono molto diverse e che sono molto, a noi appaiono molto più tristi, per esempio una concezione dell'aldilà nella quale non ci si aspetta una sorte particolare in base alle azioni che si sono compiute o non compiute in vita, ma a tutti spetta un destino che è abbastanza triste e un po' lugubre, cioè di stare nel regno dell'Ade senza quasi avere più memoria di quello che si è vissuto. Di stare nel regno dell'Ade, dunque di stare dall'altra parte, nell'Ade, cioè nell'oscurità. E qui, a proposito di oscurità, quando si è al buio non si vede, la vista perde il suo, per così dire, il suo significato, ma ne acquista un altro. Ecco, e quindi la vista, l'occhio è fatto per i vivi, lo sguardo è fatto per i vivi, l'oscurità, è il terreno dell'altra parte, cioè il terreno dell'Ade, e quindi noi non possiamo vedere chi è al di là. Forse proprio per questo è anche dato dalla mitologia della morte il non essere più visti. Anche la famosa frase che lei scrive, quella di Edipo, quando sente vicino la sua condanna per ciò che ha fatto, ecco, lui dice: abbandonatemi, non voglio più essere visto, lasciatemi da parte. Ecco. Consiste in questo e in molto altro la morte per gli antichi greci.
Assolutamente, perché per i greci c'è una civiltà in cui vedere ed essere visti è la caratteristica dei vivi, di far parte di una comunità. Quando si muore invece non si fa più parte di questa comunità e la maniera in cui la civiltà greca lo esprime è appunto quella di non essere visti, dire di non essere più visti, di non essere più visti ovviamente i vivi dei morti. E viceversa. L'Ade rimane proprio un mondo invisibile, infatti questa è l'etimologia che gli antichi greci danno al nome stesso di Ade, che è il dio che regna su questo regno dell'aldilà, ma è anche il regno stesso, e quindi Ade vuol dire proprio invisibile per loro. Nel suo libro c'è una citazione che vorrei raccontare, spero di ricordarla nella forma giusta, ma lei, Doralice Fabiano, mi aiuterà. Vale a dire che noi, moderni, diciamo che l'occhio è lo specchio dell'anima. E qui, tornando all'argomento del vedere, della vista, cioè della vita e della morte, per gli antichi greci non era così. Non era che nel mio occhio si rispecchia l'anima. Ma nel mio occhio, sempre che io ricordi bene, nel mio occhio si rispecchia il volto dell'altro. Ecco, questo è un aspetto, che supera la filosofia per incontrare la psicanalisi allora, nei tempi di Socrate, quando ancora non si sapeva che cosa fosse, però questo rapporto, questa relazione che nel mio occhio è contenuto l'altro, credo che sia tutta quanta da raccontare, Doralice Fabiano. Beh, in effetti questa concezione rispecchia un po' proprio quello che dicevamo prima, cioè che l'identità nei greci, l'identità personale, non è data solo esatto dalla nostra interiorità, ma da come questa è definita dagli sguardi degli altri. È proprio questo diciamo, il significato della citazione che lei ha appena ricordato. Quindi sono gli altri con il loro sguardo che ci definiscono e viceversa. Quindi il nostro sguardo non dice niente di noi stessi, della nostra interiorità, ma al contrario non rispecchia altro che l'identità altrui. E questo è ovviamente proprio per l'Ade è estremamente importante perché giustamente nell'Ade, come lei ricordava, è un regno di invisibilità, quindi è un regno dove questa identità si perde sostanzialmente, almeno diciamo in alcune delle versioni che i greci danno dell'Hades, perché sono molte e variate, come abbiamo detto. E per esempio, quando Odisseo incontra nell'Ade sua madre e cerca di ovviamente di abbracciarla, cerca di suscitare la sua attenzione, dapprima lei sta con lo sguardo basso, e questo sguardo basso vuol dire proprio questa assenza di comunicazione con l'altro sostanzialmente, e non riprenderà la parola se non dopo ovviamente aver toccato quello che è il sangue del sacrificio, quindi dopo aver ripreso vigore. Nella cultura dell'antica Grecia, nella cultura in questo libro raccontato, il libro intitolato Senza Paradiso, Miti e credenze sull'aldilà greco, c'erano più miti o c'erano più credenze allora? È una bella domanda. Allora, diciamo che le due cose sono profondamente interrelate, ovviamente. Dobbiamo immaginarci però che quando io uso la parola mito, la uso nel libro ovviamente, e c'è un patrimonio di racconti che è estremamente vario, che ogni poeta o ogni circostanza, in ogni circostanza viene rielaborata e cambiata. Quindi può essere che un mito venga cambiato in occasione di determinate occasioni. Invece le credenze sembrerebbero essere più stabili, un fondo più stabile di queste, diciamo, idee che gli antichi hanno sull'aldilà. E spesso per credenze sono anche qualcosa di, si riferiscono anche a qualcosa di pratico. Per esempio, cade il cibo sotto la tavola e gli antichi ritenevano di non doverlo raccogliere, ma di doverlo consacrare in qualche maniera ai morti. Quindi questo fondo, diciamo, stabile soprattutto di pratiche resta in effetti abbastanza stabile durante la civiltà greca, mentre i racconti sembrano invece cambiare molto rapidamente, a volte in base all'occasione d'uso. Non lascia che nulla cada di mano, ma Esatto. subito esclama per l'ospite corinzio. Ecco,
L'immagine del pane trattenuto nel palmo della mano per evitare che cadano le briciole, ma le briciole inevitabilmente cadono, ma come diceva poco fa Doralice Fabiano, quelle briciole sono per colui che è l'ospite, Xenos. E l'ospite in questo caso è colui che è morto. In che modo? Chi va nell'aldilà diventa, nel momento in cui muore per l'antica Grecia, diventa ospite per noi vivi. Proprio in occasione di tutte quelle che sono le cosiddette feste dei morti, e quindi in delle occasioni in cui attraverso il rito, quindi attraverso dei momenti che sono ben codificati, questo ospite ritorna, questo morto ritorna indietro come se fosse in effetti un ospite. Allora possono essere diversi casi, però per esempio ad Atene c'è una festa molto famosa che si chiama delle Antesterie, e in questa festa si riteneva per esempio che i morti ritornassero sulla terra. E proprio per questa ragione bisognava prendere alcune precauzioni. Quindi, per esempio, gli antichi ateniesi avrebbero messo della pece per impermeabilizzare le porte, usato delle piante di biancospino che si riteneva allontanassero i fantasmi. Quindi, perché il problema di quando i morti rientrano, ovviamente, di accoglierli, ma nello stesso tempo di rimandarli via. Infatti, alla fine di queste feste si diceva, secondo alcune testimonianze, che si rimandassero le anime nell'oltretomba, cioè se le antesterie sono finite. Quindi proprio con l'idea che questo morto va accolto ciclicamente, ma ciclicamente anche rimandato nella sua sede di pertinenza, cioè nell'Ade. E così anche in altre occasioni, per esempio quelle anche proprio delle offerte funebri, si danno delle offerte che sono per gli antichi, sono alimentari al morto, quindi gli si offre del cibo, ma stando sempre ben attenti a distinguere quello che è il cibo dei vivi dal cibo dei morti, perché mangiare insieme alla stessa tavola vorrebbe dire fare parte della stessa comunità, e invece vivi e morti non fanno più parte di questa stessa comunità, ma devono restare in due mondi in comunicazione ordinata, ma rigorosamente separati. Doralice Fabiano, lei all'inizio di questa conversazione ha toccato il tema del giudizio, che secondo la nostra cultura, il famoso giudizio che tutti quanti noi avremo quando passeremo dall'altra parte. L'idea di un giudizio oltremondano per gli antichi greci, lei ha detto che non riveste grande importanza nella religione greca. Ecco, ma in che modo per la religione greca, se non riveste grande importanza, in che modo invece c'è una sorta comunque di giudizio quando io passo nell'Ade, io per modo di dire? Allora, innanzitutto bisogna dire che il giudizio dell'aldilà di questa idea esiste, ma non è, come dire, generalizzata. Quindi ci sono concezioni molto varie, come ho detto, perché non c'è un dogma nella religione greca, e quindi alcuni pensano che ci sia e alcuni invece pensano che questo giudizio non ci sia. Tra, diciamo, le rappresentazioni ovviamente più famose di questo giudizio c'è sostanzialmente Platone. Platone cosa fa? Trasferisce nell'Ade, possiamo dire, quello che è il sistema giudiziario dei suoi tempi, fatto con le dovute ovviamente modifiche e adattamenti, però cosa vuol dire? Vuol dire che proietta questo sistema giudiziario della polis ateniese del V secolo nel mondo dell'aldilà. Ciononostante, però, queste sono le prime, diciamo, nel V secolo abbiamo le prime attestazioni di quest'idea di giudizio nell'aldilà, proprio secondo una forma, come possiamo dire, proprio giuridica di processo, però anche prima abbiamo esempi di personaggi puniti. Ma questi personaggi puniti sono stati puniti dagli dèi, diciamo, e mandati nell'Hades con dei compiti molto, molto particolari. Per cui diciamo che quello che si crede che avvenga una volta passato l'aldilà, una volta entrati nell'aldilà, è un'opinione personale. E che a volte può effettivamente essere quella che si subisca un giudizio. In questi casi il giudizio, per esempio, può essere tenuto da un giudice come Minosse, nel caso più famoso, il quale decide in quali punizioni debbano incorrere le anime. Però anche qui in realtà abbiamo non tantissimi racconti
su quello che può succedere a un uomo comune. Di solito sono questi personaggi invece del mito, come Tizio, Tantalo, Sisifo, le cui punizioni sono ben descritte, ma insomma su quello che succede all'uomo comune c'è un pochino più di, diciamo, di genericità, ecco, non è proprio specificato benissimo. Mentre lei diceva queste cose della Licea Fabiano, io sono andato a ritrovare una sottolineatura che vorrei condividere con lei e con i nostri ascoltatori. D'ora in poi verranno tutti giudicati privi di veli e il giudizio deve avvenire una volta morti. Anche il giudice deve essere nudo, defunto anche lui, e potrà guardare, egli stesso ridotto a pura anima, l'anima di colui che è giudicato subito dopo la morte di ognuno, senza corteggio di parenti e privo di tutta quella pompa che aveva in terra, affinché il giudizio sia secondo giustizia. È molto bella questa figura che dall'aldilà non ci sono più orpelli, nell'aldilà non ci sono più orpelli. Qui c'è l'immagine di un uomo nudo, quindi un'immagine che, di una persona che è priva delle sovrastrutture mentali, culturali, e deve giudicare semplicemente secondo giustizia, nulla di più. E Gorgia ha capovolto completamente per certi aspetti lo spirito ateniese del giudizio oltremondano d'Oralice Fabiano. Eh sì, perché in realtà ovviamente Platone, scrivendo queste righe, pensa a questo passo, pensa soprattutto a chi è morto ingiustamente, perché è stato ingiustamente ritenuto colpevole, cioè al suo maestro Socrate. E quindi nel giudizio dell'aldilà sogna sostanzialmente, costruisce un giudizio in cui queste ingiustizie non siano più possibili e in cui sostanzialmente la giustizia faccia veramente il suo corso, in cui si riesca a vedere l'autenticità dell'altra persona, in cui appunto non solo chi è condannato è nudo, nudo deve essere anche il giudice, cioè privo, in questo caso, privo, potremmo dire noi, privo di pregiudizi e privo di interessi nel giudicare chi si sottopone al processo. E quindi in questo senso proprio è un capovolgimento, il mondo dell'aldilà è un capovolgimento di quella che è l'ingiustizia, potremmo dire, che vige invece nel mondo dei vivi. E quindi Platone sogna invece un mondo in cui questa invisibilità a cui avevamo fatto riferimento prima rispetto al mondo dell'Ade non si, sia in realtà un liberarsi di tutti quelli che sono gli orpelli della persona, in cui la psiche, cioè l'anima, si faccia finalmente perdere il suo aspetto visibile, ma per fare invisibile, ma per rendere visibile quello che sta sotto, quindi la vera natura dell'anima. Doralice Fabiano, lei ha il libro a portata di mano, vero? Ecco, che compagnia le fa questo suo libro Senza Paradiso, visto che è un tempo di vacanza? Allora, devo dire che, ecco, dopo averlo riguardato, sono soddisfatta sicuramente e sono soprattutto, spero che, diciamo, spero che abbia, che chi lo legga riceva anche l'amore per il mondo antico che ci ho messo e che mi ha costato tanti anni di studio anche. E quindi spero che veramente riesca a trasmettere l'immagine di una Grecia che è interessante, che è diversa, che può suscitare curiosità, insomma, un mondo della Grecia che sia vivo, ecco, nonostante il tema del libro sia così oltremondano. Sia così oltremondano, ma in che modo questo argomento oltremondano che arriva dall'antica Grecia arriva fino a noi, che, in modo che quelle parole, quella storia, quel pensiero risuoni nelle nostre menti di contemporanei, Doralice Fabiano? Penso che si veda bene come ci siano delle tematiche che noi diamo per scontate, nella maniera in cui per esempio pensiamo all'aldilà,
come quella del giudizio, no? Pensiamo che sia necessario che tutti siamo giudicati sulla base del nostro comportamento, e come invece in una religione che è libera e senza dogma come quella dei greci, questa immagine così monolitica si possa, diciamo, sia estremamente varia ed estremamente diversa. E soprattutto come appunto ci faccia entrare nel mondo di una religione che è estremamente diversa dalla nostra, e questo è fondamentale perché permette di approcciarsi anche alle altre religioni, alla maniera con cui noi pensiamo alle altre religioni, con una libertà maggiore, quindi cercando anche di capire prima di portare giudizio, ecco. Capire prima di portare giudizio, questa è una cosa che dovremmo pensare ogni volta che il giudizio lo esprimiamo. Visto che lei ha il libro a portata di mano, vuole farci ascoltare un breve passo da questo suo saggio, ricordiamo, edito dal Mulino, Senza Paradiso, Miti e Credenze sull'aldilà greco. Prego, dottoressa allora, Fabiano. Volentieri, leggo una piccola parte che è un po' l'introduzione di questo libro. In cui spiego cosa vuol dire narrare l'aldilà. Narrare l'aldilà significa descrivere una dimensione completamente estranea all'esperienza, cui i sensi non possono per definizione accedere e della quale perciò si può parlare solo per approssimazione, in modo indiretto, paragonandola, opponendola a ciò che ci è noto. Non potendo essere oggetto di percezione, insomma, l'aldilà esiste unicamente come un oggetto di una rappresentazione mediata, la cui analisi permette di comprendere meglio quale sia la concezione che una civiltà ha della dimensione oltremondana, perché rivela di volta in volta le associazioni simboliche che questo mondo suscita all'interno di un determinato quadro culturale. Quindi diciamo che si parla dell'aldilà, ma per parlare di questo aldilà bisogna usare delle metafore. Queste metafore ci dicono qualcosa non sul mondo dei morti ma sul mondo dei vivi. E infatti il primo capitolo è proprio titolato Dare corpo alle ombre, ecco. E qui questo libro è veramente un dare corpo alle ombre dei morti dell'aldilà dell'antica Grecia, ma dare corpo anche a un sentire, a una forma culturale che necessariamente deve essere conosciuta. Prima di salutarci, Doralice Fabiano, qual è il libro che si è portata in vacanza, oltre al suo naturalmente? Allora, mi sono portata un libro in vacanza molto bello, devo dire, di David Constant. È un libro in inglese che si chiama In the Orbit of Love, sulle emozioni nell'antica Grecia e nell'antica Roma, che è un saggio molto bello sulla maniera in cui gli antichi hanno di concepire e costruire le emozioni in maniera completamente diversa dalla nostra. Quindi ancora Grecia, dalla morte invece Grecia è passata, non vai in vacanza, dal concetto dell'aldilà è passata al concetto dell'amore, quindi chi lo sa, magari sarà un percorso anche di un prossimo saggio, Doralice Fabiano. Chi può dirlo? Le emozioni di emozioni, diciamo che l'aldilà ne suscita molte. Sicuramente, basta semplicemente governarle oppure lasciarle andare liberamente. Intanto noi la ringraziamo, Doralice Fabiano, del tempo che ci ha dedicato per averci raccontato il suo saggio intitolato Senza Paradiso, Miti e Credenze sull'aldilà greco, edizioni Il Mulino. Grazie ancora e buona giornata. Arrivederci, buona giornata.